Qui siamo sul sito del Ministero della Difesa, sulla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all'interno dell'approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento tramite il decreto del 2 marzo 2018. E in questa lista infinita, composta da più categorie, nella categoria 11 troviamo nero su bianco la prova che anche noi, Italia, essendo un paese NATO, stiamo militarizzando la frontiera spaziale. Leggete un po' qui. Andiamo. È chiaro, no? Veicoli spaziali appositamente progettati o modificati per uso militare e componenti di veicoli spaziali appositamente progettati per uso militare. Sbang! Ciao a tutti e bentornati in questo video aggiornamento. Passerò di notizie e notizie e vi riporterò quante più informazioni per quanto riguarda il mese in corso. Ne sentirete veramente delle belle, cari amici. Rimani fino alla fine perché uscirai dal video silente e pensieroso. Vi ricordate l'asteroide interstellare Oumuamua? Ci feci un video e piacque molto, non so in quanti di voi abbiano approfondito, ma a quanto pare vicino alla parolina Oumuamua bisogna toglierci l'appellativo di asteroide. Direi che è più corretto chiamarlo oggetto interstellare non identificato. E direte, sì, vabbè, dai Omega, stai divagando. Sicuro? Sito ufficiale dell'Università di Harvard, Dipartimento di Astronomia di Harvard, Centro di Astrofisica in una collaborazione diretta fra Harvard e lo Smithsonian. Galileo Project. Di che cosa si tratta? In questi giorni gli appassionati mi hanno chiesto di trattare l'argomento, ebbene, testualmente... Il progetto Galileo per la ricerca scientifica sistematica di prove di artefatti tecnologici extraterrestri. Quando dico che siamo appunto mai visti nella storia, le persone non mi credono e invece dovrebbero. Testualmente dal sito ufficiale dell'Università di Harvard possiamo leggere che nel 2017 il mondo ha osservato per la prima volta un oggetto interstellare chiamato Oumuamua che stava visitando brevemente il nostro sistema solare. Sulla base delle osservazioni astronomiche, scrive Harvard, Oumuamua si è rivelato avere proprietà altamente anomale che sfidano le spiegazioni naturali ben comprese. Possiamo solo avanzare varie ipotesi se Oumuamua possa essere spiegato tramite spiegazioni naturali mai viste prima o se, estendendo la nostra immaginazione, forse potrebbe essere un oggetto tecnologico extraterrestre simile ad una sottilissima vela leggera o piatto di comunicazione che si adatta piuttosto bene ai dati astronomici. Dopo la recente pubblicazione del rapporto dell'ODNI, Office of Director of National Intelligence, sui fenomeni non identificati UAP, la comunità scientifica ha ora bisogno della determinazione per cercare sistematicamente, scientificamente e in modo trasparente potenziali prove di apparecchiature tecnologiche extraterrestri. L'impatto di qualsiasi scoperta di tecnologie extraterrestre sulla scienza e sulla nostra intera visione del mondo sarebbe enorme. Data l'abbondanza recentemente scoperta di sistemi planetari, il progetto Galileo è dedicato alla proposizione che gli esseri umani non possano più ignorare la possibile esistenza di civiltà tecnologiche extraterrestri e che la scienza non dovrebbe rifiutare dogmaticamente potenziali spiegazioni extraterrestri a causa dello stigma sociale o preferenze culturali, fattori che non sono favorevoli al metodo scientifico di indagine empirica imparziale. Ora dobbiamo osare e guardare attraverso nuovi telescopi, sia letteralmente che figurativamente. L'approccio del professore Avi Loeb, cari signori, è innovativo. E dal momento in cui un'università talmente prestigiosa apre progetti del genere, la ricerca extraterrestre verrà incoraggiata in ambito accademico e scientifico nei prossimi anni e, cari amici, la musica è cambiata. Ridi adesso. Andiamo, facci i sorrisetti. Vai a spiegare all'università di Harvard che siccome lo spazio è troppo grande i viaggi interstellari non sono possibili. Andiamo, vai. Fanno i fighi, capito? Questo è il numero di Harvard. Chiamali e digli che non è vero e che Oumuamua non ha niente di strano. Forza.
Addirittura il Scientific American ha una gazzetta dedicata alle UFO news in ambito militare, scientifico e politico, con frequenti pubblicazioni. E a quanto pare lo stigma sociale vuole essere abbattuto, signori, c'è un bisogno planetario di abbattere lo stigma sociale di cui parlava anche il senatore Marco Rubio, ex presidente del Comitato di Intelligence del Senato, che si è occupato negli anni di divulgare i programmi attivi del governo e di istituire la UAP Task Force al Pentagono. Piano piano il velo sta crollando e sia gli scienziati, sia i legislatori, sia i militari lo sanno. Il mondo se ne sta rendendo conto, chi ride è perché è completamente disinformato. Sappiamo che l'Università di Harvard ha un programma attivo che cerca artefatti extraterrestri, e non le ondine radio del SETI, ma artefatti extraterrestri. Chi segue da sempre i miei lavori e ha utilizzato YouTube in maniera intelligente saprà che ho tradotto molto spesso documenti ufficiali nell'ambito del programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate del governo statunitense, che riferiscono la collaborazione fra svariate università o aziende private con il governo statunitense atte a sviluppare tecnologie impensabili. Esistono documenti ufficiali nell'ambito dell'ATIP, dell'Advanced Aerospace Threat Identification Program del governo statunitense, che ci riferiscono collaborazioni di questo genere. E solo il cielo sa attualmente chi è che ha le mani in pasta in ambito accademico con il governo. Dal momento in cui vengono incluse università così importanti o aziende come la Earth Tech International di Alputov, è per sviluppare tecnologie sulla base di altro. Qui il discorso si fa complesso e chiudo la parentesi, fatto sta che vi assicuro che il coinvolgimento di Harvard, e anzi la possibilità di divulgare un progetto simile, non è un caso. E a questo punto, per quanto riguarda Oumuamua, se non sono certi che sia un asteroide, che cos'è? Chi mi segue come si deve e ha l'accortezza di essere abbonato al mio canale TP, siete veramente ma veramente in pochi, si sarà letto un articolo top di gamma nel mondo in merito alle UFO news in ambito politico trapelate esattamente ieri, 8 agosto 2021. Trovate il link all'articolo con tanto di fonti e rimandi in descrizione. Insomma, che cosa è successo? È uscito il disegno di legge per quanto riguarda l'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2022 e direte, beh, e a me? Che me ne frega, ebbene, come successe nell'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2021, ci sono delle direttive UFO che vanno per forza analizzate e approfondite. Il mio articolo parla di questo. Seguimi su TP perché amo scrivere robe del genere e ho veramente intenzione di creare uno spazio interattivo dove pubblicare articoli. Clicca il link in descrizione, dacci una lettura e commenta, interagisci e informati. Con un caffè al mese risulti abbonato anche lì e hai l'accesso a tutti gli articoli presenti nel reparto news della mia pagina TP. Qui siamo sul sito ufficiale del Comitato Ristretto del Senato per l'Intelligence e di seguito ci viene presentato tutto l'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2022. Ebbene, se scorriamo nella sezione 345, ci si presenta una voce chiamata Supporto e Vigilanza della Task Force sui Fenomeni Aerei Non Identificati. Ora, cerchiamo di approfondire, ok? Se ci rechiamo sul sito ufficiale del Congresso, vi lascio tutti i link diretti su Telegram, si può accedere sezione per sezione e arrivando alla sezione 345 dell'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2022 è cliccabile e si parla di UFO. Leggiamoci l'intera sezione 345 direttamente dal sito ufficiale del Congresso americano. Task Force sui fenomeni aerei non identificati. Con il termine si intende la Task Force istituita dal Dipartimento della Difesa il 4 agosto 2020, che sarà guidata dal Dipartimento della Marina sotto l'ufficio del Segretario alla Difesa per l'Intelligence e la Sicurezza. Disponibilità di dati sui fenomeni aerei non identificati. Il direttore dell'Intelligence Nazionale e il segretario della Difesa, ciascuno in coordinamento tra loro, richiedono a ciascun elemento della comunità dell'Intelligence e al Dipartimento della Difesa i dati relativi ai fenomeni aerei non identificati per renderli immediatamente disponibili alla UAPTF e al Centro Nazionale di Intelligence Aerea e Spaziale.
In generale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto, la UAPTF o altri soggetti come il vice segretario della difesa devono designare la responsabilità per questioni relative ai fenomeni aerei non identificati e deve presentare agli appropriati comitati del Congresso rapporti trimestrali sui risultati della UAPTF o di altra entità designata a seconda dei casi. Ogni relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 deve includere come minimo quanto segue. Quindi vogliono rapporti ogni 3 mesi. Vogliono tutti gli eventi relativi a fenomeni aerei non identificati segnalati che si sono verificati nei 90 giorni precedenti e tutti gli eventi relativi a fenomeni aerei non identificati segnalati che si sono verificati in un periodo di tempo diverso dai 90 giorni precedenti, ma che non sono stati inclusi nel rapporto precedente. Ora, dal momento in cui l'intero atto composto da migliaia di pagine verrà approvato e firmato dall'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, entreranno in vigore queste direttive e chi di dovere avrà nuovamente 180 giorni per fornire i dati richiesti al Congresso, parte dei quali diventeranno di dominio pubblico. Ma approfondiamo. The Black Vault, 8 agosto 2021. Il Comitato Ristretto del Senato per l'Intelligence ha approvato oggi, 8 agosto 2021, l'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2022 con un voto bipartisan di 16-0, ha dichiarato il senatore Mark Werner in un comunicato stampa. Il disegno di legge autorizza il finanziamento, fornisce autorità legali e migliora la supervisione del Congresso per la US Intelligence Community. Tuttavia, l'ultima riga del suo rilascio, che è uno degli obiettivi principali del disegno di legge, sarà probabilmente la più eccitante per il pubblico in generale. Infatti c'è scritto che sostiene gli sforzi dell'intelligence community per valutare i fenomeni aerei non identificati, dando seguito al lavoro della Task Force UAP. E di seguito, signori, ci presenta una trascrizione del contenuto della sezione 345 presente sul sito del Congresso che ci siamo appena letti. Tutti i link ai siti ufficiali governativi verranno condivisi sul mio canale Telegram a fine video. Sono questioni piuttosto arzigogolate, ma penso di essere stato piuttosto chiaro. In poche parole, come ho scritto anche nel mio articolo, tutto questo donerà trasparenza e permetterà ai ricercatori di appoggiarsi sempre di più a notizie e a dati ufficiali esposti da fonti ufficiali. L'intento del primo rapporto infatti è stato quello di cominciare a fare sul serio e non è facile avviare un programma interagenzia di questa portata. Dalle voci presenti nel primo rapporto pubblicato possiamo renderci conto di quante mani diverse ci sono ad amalgamare questa pasta di informazioni. Sappiamo che c'è di mezzo la DIA, l'FBI, l'NRO, l'NGA, l'NSA, l'Air Force, l'Esercito, la Marina, il DARPA, la Federal Aviation Administration, il NOAA e così via. Per quanto le persone si aspettavano di leggere alieni nello scorso rapporto e per quanto in molti ci siano rimasti male, news come queste, relative all'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2022, ci fanno rendere conto del fatto che qualcosa sta succedendo, che qualcosa di grosso è successo e tramite documenti ufficiali, tramite leggi ufficiali, sappiamo che esiste un programma governativo enorme, interagenzia, che vede partecipi le agenzie di intelligence più potenti del mondo che mira ad acquisire quante più informazioni possibili. Tramite leggi quali il Freedom of Information Act, molte di queste informazioni diventeranno immediatamente di dominio pubblico e di conseguenza persone come me sono in grado di unire tutti i puntini e fare politicamente e militarmente il punto della situazione. Viene scritto nella sezione 345 del disegno di legge che si richiedono a ciascun elemento della comunità dell'intelligence e al Dipartimento della Difesa i dati relativi ai fenomeni aerei non identificati per renderli immediatamente disponibili alla UAPTF e al Centro Nazionale di Intelligence Aerea e Spaziale, il NASIC. Allora, tanto per cominciare, il logo del NASIC, del Centro Nazionale di Intelligence Aerea e Spaziale, è qualcosa di clamoroso, no? Con questa sfinge sul mondo rivolta verso una stella, ecco. Ma poi, signori, se vogliamo parlare del coinvolgimento di questa agenzia, possiamo farlo. Perché, signori, sapete cosa fa questa agenzia? Il NASIC è l'unità dell'aeronautica degli Stati Uniti per l'analisi di intelligence su forze aeree e spaziali straniere che si occupa di armi e sistemi spaziali. Sapete che gli Stati Uniti hanno la Space Force, no? Ecco, loro sono di supporto alla Space Force.
in che modo la UAPTF, la Task Force UFO del Pentagono, potrebbe giovare dalle informazioni reperite dal NASIC rimane un mistero. Forse tutto ciò, l'ho scritto anche nel mio articolo, riporta al mio precedente video in cui traducevo materiali in merito alla collaborazione fra il Dipartimento della Difesa e la NASA, che vedeva a carte in mano la Stazione Spaziale Internazionale coinvolta nel fornire dati in ambito UAP. In tutti i casi, e ne sono certo, anzi più che certo, questi signori hanno dati spaziali relativi agli UAP. Questi hanno rilevato roba in orbita e da carte ufficiali abbiamo la prova che hanno clamorosamente tutti le mani in pasta. Non solo, nelle citazioni del primo rapporto non è presente la NASA, e invece tramite questa mia inchiesta a carte ufficiali siamo venuti a sapere che è coinvolta con la UAPTF, ma inoltre non è presente nemmeno il NASIC. E quando John Greenwald di The Black Vault ha posto una richiesta FOIA per capire in che modo era coinvolta con la UAPTF, il NASIC gli ha risposto negandogli la richiesta FOIA. Anzi, hanno fatto di più, hanno negato ogni coinvolgimento con il programma UFO del Pentagono. Peccato che è una fesseria enorme. E sapete perché? Perché questa risposta FOIA dal NASIC a The Black Vault precede la pubblicazione dell'atto. Loro hanno negato con questa risposta FOIA e l'atto che è uscito dopo li smentisce e dice che sono coinvolti. Cioè, non è che me l'invento, ok? Nell'atto c'è scritto chiaro e tondo che è coinvolta. Si richiedono i dati relativi ai fenomeni aerei non identificati per renderli immediatamente disponibili alla UAPTF e al Centro Nazionale di Intelligenza Aerea e Spaziale, NASIC. Cioè, capito? Sgamati e direi anche male, cioè sgamati male, ma male, eh? Cioè, che vi devo dire? Chapeau. Tutti a militarizzare la frontiera spaziale. Ecco la verità, cari amici. Il pianeta Terra sta militarizzando lo spazio. Ti dicono che lo fanno perché lo spazio è fondamentale per la sicurezza del pianeta, perché avendo tecnologie belliche in orbita garantisci la sicurezza nazionale, ma la cosa, sarete con me, che puzza, ok? E in effetti un utente per email mi ha segnalato qualcosa di letteralmente clamoroso. Sai cosa significa clamoroso? Ecco. Qui siamo sul sito del Ministero della Difesa, sulla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all'interno dell'approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento tramite il decreto del 2 marzo 2018. E in questa lista infinita, composta da più categorie, nella categoria 11 troviamo nero su bianco la prova che anche noi, Italia, essendo un paese NATO, stiamo militarizzando la frontiera spaziale. Leggete un po' qui. Andiamo. È chiaro, no? Veicoli spaziali appositamente progettati o modificati per uso militare e componenti di veicoli spaziali appositamente progettati per uso militare. Sbang! Tutti i link ai documenti, ai siti ufficiali, a tutte le fonti verranno condivisi sul mio canale Telegram a fine video, così che possiate controllare voi stessi. Mica che vi dovete fidare di me, io sono un complottista, capito? Perché viviamo di etichette. Controlla con i tuoi occhi ogni singola affermazione fatta in questo video e vediamo poi se mi sono immaginato tutto o se vinco in maniera indiscutibile. Quella che viene denominata astronautica militare non è qualcosa di isolato. La Russia, dovete sapere, che ha anticipato la Space Force americana di decenni. Il 7 maggio 1992 nella neonata fondazione russa venne fondata la prima astronautica militare indipendente della storia dell'uomo sotto il nome di Forze Spaziali Militari. Il corpo raccoglieva le rimanenze delle unità militari sovietiche dedicate alla gestione delle attività spaziali e nel 1997, a seguito di una riforma militare, l'astronautica russa fu incorporata nelle cosiddette truppe missilistiche strategiche. Il 1 giugno 2001 l'astronautica militare russa venne ufficialmente riconosciuta come sezione indipendente dalle forze armate russe, assumendo il nome di truppe spaziali. Nel 2011 le truppe spaziali vennero assorbite all'interno di un organismo chiamato Truppe di Difesa Aerospaziale e infine, cari signori, il 1 agosto 2015 le truppe di difesa aerospaziale sono confluite in qualcosa di più ampio, ossia nelle cosiddette forze aerospaziali russe chiamate tuttora in questo modo.
Le forze aerospaziali russe sono strutturate in 3 settori fondamentali: le forze aeree militari, le truppe di difesa antiaerea e antimissilistica e le truppe spaziali. Nel 2010, mentre in Italia queste cose non si sentono nemmeno se preghi, la Francia ha istituito ufficialmente il Joint Space Command, ultimamente sostituito dal French Space Command, che si occupa anch'esso di militarizzare la frontiera spaziale. A gennaio 2016, a seguito della riforma del 2015, la Cina si è dotata di una forza di supporto strategico. Essa si occupa di guerra spaziale, guerra cibernetica, guerra elettronica e dello sviluppo militare cinese nel settore aerospaziale e astronautico. E anche la Cina, dal 2015, militarizza la frontiera spaziale. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il 20 dicembre 2019 Trump firmò il National Defense Authorization Act, formalizzando la trasformazione dell'Air Force Space Command in una forza armata separata e indipendente denominata United States Space Force. E anche gli Stati Uniti dal 2019 militarizzano in maniera aggressiva la frontiera spaziale. Per quanto riguarda il Regno Unito, signori, vi ho portato la notizia in anteprima. Qui dal sito ufficiale del governo inglese ce ne rendiamo conto. E c'è qualcosa di ancora più inquietante. Esiste un Allied Space Surveillance Network, una rete di sorveglianza spaziale alleata che monitora oggetti nello spazio che, a detta del governo inglese, potrebbero sembrare missili. Capito? Testualmente, la collaborazione con i partner internazionali è fondamentale nello spazio. Il Comando Spaziale del Regno Unito continuerà l'impegno del Regno Unito nell'iniziativa Combined Space Operation, operazioni spaziali congiunte, che comprende, udite udite, 7 nazioni, Australia, Canada, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Il Comando Spaziale Britannico assumerà anche il comando della partecipazione del Regno Unito alla coalizione spaziale guidata dagli Stati Uniti nell'ambito dell'operazione Olympic Defender e sosterrà la crescita dell'impresa spaziale della NATO. Ci stiamo rendendo conto? Sembra un film di fantascienza e invece è la realtà. Le persone pensano che io do fiato alla bocca quando dico che il mondo intero sta militarizzando la frontiera spaziale e poi invece quando vai sui siti ufficiali a leggerti i comunicati ufficiali ci rimani male perché ti rendi conto di quanto pesanti siano queste questioni. E quindi, ricapitolando, a militarizzare la frontiera spaziale abbiamo Italia, Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania e Nuova Zelanda. Per non parlare, signori, dell'Olympic Defender, a detta del governo inglese, dell'impresa spaziale della NATO, ok? Calcolando che la NATO comprende 30 paesi. Fatti 2 conti. La mia domanda è solo una, ti giuro, solo una. Che cosa ha scaturito queste coalizioni? Per oggi è tutto. Approfondisci personalmente tramite i link che ti passo su Telegram e ti renderai conto dell'importanza sociale del mio lavoro qui su YouTube. Mi raccomando, clicca il link in descrizione, abbonati alla mia pagina TP con un caffè al mese così da non perderti nemmeno i miei articoli, nemmeno quelli che verranno. Se ti abboni, puoi leggerli tutti. Lascia un like a supporto di questo video da premio Pulitzer che ho messo in piedi e io vi mando un grande abbraccio. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!